La Costituzione. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. Fratelli d'Italia. La Costituzione è un pezzo di carta. La lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità. E richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. La Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso. Ha tre bande verticali di uguali dimensioni.